ho deciso di indire un giubileo straordinario. Roma si sta preparando all'appuntamento dell'8 dicembre. Sono infatti cominciati i lavori per consentire alla capitale di ospitare il grande giubileo del 2016, annunciato solo pochi mesi fa da Papa Francesco. Sarà un giubileo dedicato al tema della misericordia, un argomento caro a Bergoglio, ma che impone qualche sfida in più al mondo della comunicazione, che dovrà far arrivare il messaggio anche ai non credenti. Ci stiamo preparando, innanzitutto la preparazione è data soprattutto dal Papa che non perde occasione per sottolineare questo grande evento, per accompagnarci alla vigilia, quindi la prima comunicazione la fa lui. Noi ci stiamo attrezzando anche tecnicamente per venire incontro alle esigenze dei tanti giornalisti che verranno qui per seguire questo evento. Nella natura laica del servizio pubblico tenteremo di raccontare questa grande offerta di fede, questa rivoluzione dello spirito, nella completezza dell'informazione, nel rispetto delle sensibilità e delle, culture. Non è un'impresa facile, ma è un'impresa che ci sfida quotidianamente. Qui certamente con una responsabilità in più, vista la portata, insomma, universale e rivoluzionaria del messaggio di Francesco. Tutti i mezzi di comunicazione, da quelli tradizionali ai social network e il web, saranno impegnati a coinvolgere anziani e giovani, fedeli e non, nella comprensione del significato di questo evento. Il giubileo straordinario di Francesco è un giubileo tematico sulla misericordia. Dobbiamo riuscire a far capire perché la misericordia, diciamo, è centrale nella vita dei cristiani oggi e perché il Papa sente l'esigenza di porlo al centro di un evento straordinario. Sarà dunque l'anno della misericordia, ma a Roma a regnare sovrana sarà anche la semplicità, quella a cui Bergoglio ci ha abituati. Al contrario dell'hollywoodiano Giubileo del 2000, stavolta infatti non sono state previste grandi opere pubbliche, anche a causa dei tempi stretti per i preparativi. E credo che il Comune provvederà solo a fare le poche cose necessarie e a farle bene. E penso che sia un atteggiamento molto giudizioso e attento. Opere grandi non se ne possono fare perché non ci sono i tempi, però si possono snellire tante situazioni, soprattutto in fatto di mobilità. Al momento sono 34 i cantieri aperti in tutta Roma, con la promessa di essere completati entro l'8 dicembre. 50 i milioni stanziati dal Comune per portarli a termine, soldi già pagati dai cittadini romani con l'IRPEF del 2014. Dobbiamo aspettare una città più ordinata, più pulita e con le strade, una parte importante delle strade messa a posto. Dalle buche alle linee di autobus dimezzate, senza contare la metropolitana che va spesso in tilt, sono tanti i disagi quotidiani della capitale che potrebbero creare problemi. La speranza è che Roma riesca ad essere pronta in tempo per sfoggiare il suo vestito migliore ai milioni di pellegrini arrivati da tutto il mondo per attraversare la Porta Santa.